Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della differenza tra cisti e lipomi. Un esempio pratico è questo: ho preparato per voi come Art Attack due palloncini. Questo è Art Attack! Uno pieno d'acqua, giallo come il lipoma, uno pieno di farina, bianco come la cisti sebacea. La grossa differenza tra le due è che, se vogliamo minimizzare la questione, sono tutti e due dei bozzetti sotto pelle. Quindi quando vi sentite un nodulino, un qualcosina sotto pelle, e stiamo parlando di neoformazioni benigne, probabilmente avete o un lipoma o una cisti. Ma che cos'è una cisti? Una cisti è un accumulo di sebo all'interno di una capsula, quindi della cisti sebacea, che ha una consistenza duro elastica al tatto ed è in realtà comprimibile, quindi si modifica questo contenuto all'interno, perché immaginatevi il sebo come una cosa molto duttile, mentre il lipoma è un accumulo di grasso e al suo interno ci sono i lobuli di grasso che sono comprimibili e quindi si trasformano quando noi li schiacciamo. Ma farò un disegno per voi che vi spiegherà la differenza tra i due. Guarda caso ho un iPad e mazza che boomer. Mazza che boomer. Raga, lo fa grigio, io voglio il nero. Perché? Io ho scritto nero, ho cliccato nero, lo fa grigio. Allora, immaginiamoci la pelle a questo livello. Quindi qui metto lipoma e qui metto cisti sebacea. Non guardate come scrivo, ovviamente la calligrafia fa schifo. Se noi abbiamo la pelle che è un livello piano, sotto il lipoma crea una rilevatezza e lo stesso lo fa la cisti sebacea, solo che la grossa differenza è che nella cisti sebacea c'è un poro, che è il poro della cisti sebacea appunto, che si chiude, quindi si oblitera, e in realtà il sebo continua a crescere all'interno, quindi si crea una piccola capsula che racchiude questo sebo e lo rende come appunto un palloncino, mentre il lipoma è una formazione di lobuli di grasso concatenati al di sotto praticamente del piano cutaneo e crea appunto questo volume. Queste due differenze a livello esteriore nella cute sono la stessa cosa, perché tu senti lo stesso tipo di bozzetto, però a livello di consistenza è diverso. Nessuna delle due si può aspirare, quindi il trattamento non è un trattamento chirurgico, ma non è una lipoaspirazione, quindi vanno incise e vanno asportate. La cisti sebacea va asportata completamente, mentre il lipoma spesso, col fatto che è una neoformazione plurilobulata, a volte non si riesce ad asportare del tutto, quindi il lipoma potrebbe subire delle recidive, mentre una cisti sebacea, se asportata bene, può essere tolta completamente. Ok? Disegno di merda, ovviamente. Vabbè, però lo dico, sono un medico. Sono un medico. Non devo disegnare, tra l'altro, non sono un pittore. Dovete vedere come scrivo. Dove possono venire le cisti o i lipomi? Allora, sicuramente i lipomi in tutto il corpo, perché tutto lo strato sottocutaneo è composto da grasso, ovviamente, da tessuto adiposo, e quindi sulla nuca e in testa, sull'addome, sul seno, dappertutto possono avvenire lipomi, mentre le cisti sebacee le posso trovare specificamente dove ho le ghiandole sebacee, quindi spesso vengono nel volto, nella schiena, nel dorso, a livello toracico, e raramente in zone dove non ci sono le ghiandole sebacee. Però sembra un prete. Però prima di continuare il video, iscrivetevi al canale. Tiè. Dai, iscrivetevi al canale, per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete un like al video anche se non avete finito di vedere, giusto? E vi ricordo che tutte le info e tutti i contatti sono in descrizione. Allora, perché possono venire le cisti o i lipomi? È una cosa totalmente soggettiva, dipende dalla genetica, quindi ci sono persone che hanno una predisposizione a sviluppare cisti sebacee e persone che hanno predisposizione a sviluppare lipomi. Molte persone mi chiedono se è possibile eliminare cisti o lipomi in maniera naturale. In realtà la risposta è no. Purtroppo se si forma un lipoma o se si forma una cisti, in linea di massima tenderanno a crescere nel tempo, quindi eliminarle da soli vorrebbe dire provare a inciderli e quindi in qualche modo a far fuoriuscire il materiale che c'è all'interno, ma in realtà questa cosa spetta a un chirurgo, spetta al chirurgo plastico, a chi comunque vi fa una giusta diagnosi e vi riesce a eliminare il problema una volta per tutte. Perché spesso e volentieri le persone vengono invogliate alla spremitura praticamente di una cisti sebacea, che non è niente che l'inizio praticamente di un punto nero, però facendo così, non facendo fuoriuscire tutto quanto il sebo, lo accumulano all'interno, si crea ancora più infiammazione e quindi questa capsula che circonda la cisti sebacea si ingrandisce sempre di più e nel tempo, una volta che si è formata, è difficile che vada via in maniera naturale. Molte persone mi chiedono se c'è bisogno di preoccuparsi. In realtà, se è stata fatta una diagnosi e la diagnosi appunto è benigna e si è individuata o la cisti sebacea o il lipoma, non c'è bisogno di preoccuparsi. Bisogna però tenere in considerazione che la crescita di queste piccole neoformazioni è nel
il tempo ingravescente, quindi non vanno via da sole, quindi non c'è motivo di preoccupazione, però bisogna tenerle sotto controllo per non farle crescere troppo e per non arrivare al punto di doverle eliminare in maniera chirurgica con un taglio che magari inizialmente, se hai una cistina piccolina, è di un centimetro, se si raddoppia hai un taglio nel tempo poi di 2 centimetri, quindi è semplicemente un giocare d'anticipo. Perché non respiro? Perché mi vengono le cose... Come? Alt, se siete sensibili non continuate a vedere il video perché ci saranno delle immagini direttamente dalla sala operatoria. Questo per esempio è subito dopo fatta l'incisione, il lipoma appare, come vi dicevo, plurilobulato, si incide la pelle e si separa con una chellina e, come vedete, nella maggior parte dei casi riesce a venire fuori in maniera naturale e completa. Questa invece, dopo l'incisione, è l'asportazione di una cisti sebacea, che è più aderente perché ha una capsula più fibrosa, quindi va enucleata da sotto, dall'interno, e fatta uscire. Principalmente, essendo problematiche chirurgiche, vi consiglio di rivolgervi a un chirurgo, meglio ancora se è un chirurgo plastico, a livello di suture, cicatrizzazioni probabilmente un'accortezza in più. Quindi attraverso un'accurata diagnosi, che magari può essere ecografica oppure anche palpatoria se il medico è molto esperto, potrà darvi la soluzione a questo problema. Grazie per aver visto questo video, se ti è piaciuto lasciami un mi piace, scrivimelo nei commenti, attiva la campanellina per rimanere aggiornato sui miei prossimi video e ti ricordo, porco due, e ti ricordo, devo rifarlo? E ti ricordo di andare a vedere il mio nuovo sito www.claudiomaestrini.it per rimanere aggiornato sulle mie prossime novità. Ciao.